Buongiorno amici di YouTube e bentrovati. Oggi vi illustrerò come collegare la chiamata del vostro vecchio citofono ad una IP camera per ottenere un videocitofono smart con poca spesa. In questo modo potremo parlare con i nostri interlocutori al citofono da qualsiasi parte del mondo e registrare anche le comunicazioni. Il tutto utilizzando la funzione di intercomunicazione di una semplice IP camera. Grazie mille, arrivederci. Ma prima non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Bando alle ciance e veniamo al sodo. L'obiettivo è quello di far sì che ogni volta un interlocutore pigi il pulsante del citofono esterno, il segnale di questo pulsante venga rilevato dalla IP camera come un segnale di allarme e in questo modo la IP camera ci fa entrare in videocomunicazione con l'interlocutore attraverso la IP camera. Per realizzare questa funzione la IP camera deve avere un sensore infrarosso come quella che vedete in figura che rileva il calore umano, ma noi non utilizzeremo questo sensore ma lo andremo ad inibire oscurandolo per utilizzare soltanto l'uscita drain e source dei suoi pin. Escludendo il sensore, il comando d'allarme sarà dato dal cortocircuito tra i due pin di drain e source del componente infrarosso, che rappresenterà la nostra porta di ingresso per attivare l'allarme all'interno della nostra IP camera. Ma parliamo un attimo del mio impianto citofonico. Il mio citofono è un citofono Bticino monofamiliare a due fili, ma il progetto è facilmente adattabile a qualsiasi altro tipo di citofono. Ma vediamo in dettaglio come funziona questo citofono. Nel modello in mio possesso a due fili, la tensione presente sui due fili che collegano il porter esterno alla cornetta interna è variabile e dipende dallo stato della linea. In particolare, in condizioni normali, la linea presenta una tensione di 20 volt. Allorquando qualcuno pigia il pulsante di chiamata del porter esterno, la tensione scende a 10 volt. E ancora quando si alza la cornetta la tensione va a meno 10 volt. Sulla base di queste differenti tensioni possiamo già immaginare un circuito che ci consenta di attivare la nostra IP camera alla pressione del tasto. Ma apriamo il nostro porter esterno e vediamo le tensioni che abbiamo appena discusso. Il porter di solito ha una vite sottostante che bisogna svitare per poi accedere a tutta la circuiteria interna. I cavi che vedete in alto a sinistra sono i due cavi della linea che andremo a testare per verificare questa tensione. Inserendo un tester sulla portata 200 volt continui verificheremo che la linea normalmente viaggia sui 22 volt e sugli 11 volt quando premiamo il pulsante di chiamata. In questo modo già possiamo immaginare per esempio di collegare un relè al nostro porter che attraverso lo scambio successivo consenta di comandare la IP camera. In modo particolare il secondario del relè andrà collegato ai pin di source e di drain del sensore infrarosso collegato all'interno della IP camera. Per procedere in tal senso andiamo immediatamente ad oscurare il sensore PIR della IP camera che non ci servirà più e realizziamo un circuito di interfaccia tra porter e IP camera come qui di seguito riportato. Uno Zener 12 volt messo in serie al relè 12 volt che allorquando la tensione sarà superiore a 12 volt, cioè di 20 volt, attiverà il relè e il source e il drain a cui è collegato il secondario del relè saranno aperti.
Quando invece qualcuno ci citofonerà, la tensione si abbasserà, lo zener non sarà più in conduzione, il relè sarà disccitato e il source e il drain verranno cortocircuitati e quindi la telecamera farà scattare il relativo allarme per la chiamata. Ma vediamo all'atto pratico come realizzare il circuito del relè. Questo è il relè 12 volte che intendo utilizzare. È un relè molto sottile con due vie, due scambi secondari, una basetta 1000 fori doppia faccia per montare il circuito e iniziamo immediatamente con la saldatura dei piedini del relè. Questo relè è un relè polarizzato, cioè contiene già all'interno un diodo e quindi possiamo segnare il positivo e il negativo di alimentazione, altrimenti non si accenderà. Questo è lo zener 12 volt che andiamo a montare in serie al relè. Ricordatevi, come per tutti i diodi, che la fascetta nera rappresenta il catodo del diodo in questione. A questo punto pieghiamo i piedini, inseriamo il nostro diodo zener in serie al relè ed effettuiamo tutte le necessarie saldature di collegamento dei nostri componenti elettronici. In particolar modo dovremo saldare anche i fili di alimentazione più e meno del relè, giallo e nero nel mio caso, e la saldatura dei due fili che partono dal secondario del relè per andare a comandare il drain e il source del sensore PIR della IP camera. Concluse queste operazioni di saldatura, il nostro circuito è pronto. Da una parte troviamo le uscite verso la IP camera che cortocircuiteranno drain e source e dall'altra l'alimentazione a 20 volt del relè. A questo punto procediamo a realizzare la scatola IP44 che conterrà l'alimentatore e costituirà il supporto per l'avvitamento della IP camera all'esterno. Prendiamo un po' di misure con la nostra IP camera. A tal proposito, considerate che questa IP camera è stata oggetto di un mio video precedente in cui ho installato quell'antenna esterna per aumentarne la portata. In questo modo è possibile utilizzarla anche all'aperto. Essendo questa una IP camera da interno, ho dovuto realizzare una scatola con un cupolino per proteggerla dagli eventi atmosferici, utilizzando una vecchia coperchio di scatola elettrica piegato a C per realizzare il cupolino esterno. Ma vediamo subito come realizzare questo cupolino per la IP camera, piegando il coperchio in plastica della scatola elettrica. Iniziamo tracciando il centro orizzontale del coperchio. Prendiamo la scatola IP44 e tracciamo le rette della curvatura degli angoli. A questo punto sappiamo dove dovremo curvare il nostro pezzo di plastica. Io utilizzo la pistola d'aria calda, ma voi potete usare anche altri metodi. L'importante è piegare ad angolo retto tutta la scatola. Iniziamo dal basso, procediamo verso l'alto e vedete che questa plastica in PVC lentamente inizierà a piegarsi. Quello che dobbiamo fare semplicemente è accompagnarla con le nostre mani e piegarla perfettamente ad angolo retto, utilizzando l'angolo del tavolo e anche una tavoletta in legno per rendere l'angolo più perfetto. Proviamo con la scatola, vediamo se può andare bene ed effettuiamo l'altra piegatura. Cercate sempre di stare un po' larghi quando effettuate queste piegature per evitare poi problemi. Pieghiamo anche l'altro lato ed ecco qua il nostro cupolino in plastica è fatto, pronto e perfetto per la nostra scatola. A questo punto non servirà altro che una mano di vernice color alluminio e il cupolino sarà pronto a coprire la scatola con la telecamera e all'interno l'alimentatore. Iniziamo a fare i buchi per la telecamera. Tracciamo anche qui i
il centro del contenitore per effettuare il primo foro, che sarà il foro che serve per bloccare la IP camera sulla scatola. In questo punto infatti andrà inserito il bullone che fissa la IP camera alla scatola. Una volta effettuato il foro centrale per il bullone che avviterà la telecamera, per questo punto effettuiamo il secondo foro che serve per l'alimentatore della IP camera. A questo punto effettuiamo un terzo foro per far passare i cavi che provengono dal citofono che faranno scattare l'allarme della IP camera. Nel frattempo non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere like. Andiamo ad aprire la IP camera e ad individuare al suo interno il sensore PIR ed in particolare i pin a cui dovremo fare riferimento. In particolare con il datasheet in questione potremo individuare facilmente il drain e il source di questo sensore e andare a saldare al drain e al source i due cavi provenienti dal secondario dell'LED. Effettuiamo le saldature con un cavo giallo, nel mio caso ed un cavo grigio, e facciamo fuoriuscire questi due cavi dal contenitore della IP camera. A questo punto ho eliminato l'antenna ricevente 433 MHz perché non ne ho più bisogno e ho sigillato i fori nella parte anteriore della IP camera con della colla a caldo, non prima però di aver messo nella parte retrostante del nastro sigillante, che poi una volta essiccata la colla a caldo verrà rimosso e i fori saranno perfettamente riempiti. A questo punto la modifica è terminata, possiamo procedere al rimontaggio della IP camera in tutte le sue parti componenti all'avvitatura. Facciamo passare i cavi del sensore all'esterno del contenitore IP44 e andiamo a avvitare la IP camera con il suo dado sulla sua posizione. Fatto questo, possiamo andare ad effettuare un primo test. Alimentiamo la IP camera con il suo alimentatore 5V nel jack, inseriamo l'allarme dopo che la telecamera si è collegata e a questo punto testiamo, cortocircuitando i due cavi, se il sistema funziona. Quelli che vedete sono i due cavi fuoriusciti dalla telecamera, facciamo cortocircuito e la sirena che deliberatamente ho inserito ci conferma che la modifica funziona. A questo punto possiamo spostarci all'esterno, andare a montare la scatola IP44 nei pressi del nostro citofono con all'interno una presa di corrente 220 a cui collegheremo l'alimentatore per la IP camera. Una volta inserito il cavo USB nel connettore di alimentazione della IP camera, la nostra telecamera è pronta. Riavvitiamo la scatola sigillandola ermeticamente e procediamo alla fase successiva, cioè la realizzazione del cupolino. A tal proposito utilizzeremo del silicone, nel mio caso trasparente, che metteremo per tutta la lunghezza del cupolino e sotto inseriamo il nostro cupolino nella sua sede e fissiamo con delle viti laterali sia a destra che a sinistra lo stesso la scatola IP44. Fissato il cupolino con il silicone e con le viti, possiamo andare ad effettuare gli altri collegamenti rispettando lo schema elettrico. In particolare andremo a collegare il circuito stampato che abbiamo predisposto all'interno del porter citofonico. Come potete vedere, questo è il circuito 1000 fori che abbiamo realizzato con i due fili giallo e nero di alimentazione del relè, gli altri due fili di uscita che andranno a comandare la IP camera. L'alimentazione del circuito è collegata in parallelo ai due fili della linea citofonica. Sistemiamo meglio che si può la cavetteria e andiamo a rimontare il nostro porter e passare alla fase successiva, cioè quella del collaudo vero e proprio. Apriamo l'app di riferimento della IP camera, nel mio caso UC,
e andiamo ad impostare l'allarme per questa IP camera che si chiama citofono nel mio caso. Una volta impostato l'allarme con l'apposito pulsante, la IP camera è pronta per essere comandata dal citofono. E a questo punto possiamo effettuare una simulazione. Ipotizziamo che arrivi il nostro corriere a citofonarci per consegnarci un pacco. Nel momento della pressione del pulsante, il relè sarà disecitato e scatterà l'allarme sulla nostra app dell'IP camera che ci segnalerà la presenza del corriere. Successivamente andiamo a visualizzare la telecamera e premendo il pulsante del microfono possiamo parlare e chiedere chi è al nostro interlocutore, il quale ci risponderà senza accorgersi di nulla. Salve, sono il corriere, devo lasciare un pacco. Ah sì, grazie, lo lasci pure nella cassetta. Perfetto, lo lascio qui, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. E tutto questo senza essere presenti a casa vostra. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. E vi invito a mettere like se così è e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.